Grazie a tutti di essere venuti in questo momento importante per me e per la vita della nostra Chiesa particolare. Vi do lettura del documento che mi ha inviato il Nunzio Apostolico in Italia il 26 agosto, cioè il giorno del mio compleanno. Eccellenza Reverendissima, con la presente sono lieto di comunicarle che il Santo Padre Francesco ha nominato Vostra Eccellenza Arcivescovo Coadiutore di Lecce, trasferendolo dalla sede arcivescovile di Crotone Santa Severina. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 del mercoledì 28 agosto 2024. Nel porgere i migliori auguri per il nuovo servizio che il Santo Padre le affida, a servizio della Chiesa di Dio che è in Lecce, volentieri le assicuro un particolare ricordo nella preghiera e mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio. Ecco, io ho saputo la notizia di questo trasferimento il 20 agosto scorso e il 23 ho preso qualche giorno di discernimento. Il 23 ho risposto al Santo Padre con questa breve lettera che ho piacere di condividere con voi. Santità, nei giorni scorsi il Nunzio Apostolico in Italia mi ha manifestato la sua volontà di nominarmi Arcivescovo Coadiutore dell'Arcidiocesi di Lecce. Con la presente le comunico che accetto con totale disponibilità quanto lei ha deciso per il mio ministero episcopale. Sono certo che il Signore mi aiuterà a vivere con fedeltà e dedizione questo nuovo servizio ecclesiale e che la grazia divina accompagnerà la Chiesa di Crotone Santa Severina, che amo tantissimo, a vivere questo passaggio della sua lunga storia come un'occasione di crescita nella fede e nell'amore. Le chiedo una preghiera speciale anche per la Chiesa di Lecce, che ho già cominciato a guardare con grande affetto, perché riconosca nella sua scelta un gesto della premura e della tenerezza di Dio. Ecco, ho voluto condividere con voi questa notizia che è un po' una formattazione della mia vita. Mette davanti un futuro totalmente nuovo. Io mi sono sempre fidato di Dio e della Chiesa e l'ho fatto anche questa volta con totale disponibilità. Vorrei, in questo clima di famiglia, condividere con voi alcuni sentimenti che ho nel cuore in questo momento. Naturalmente sono sentimenti diversi, però provo a dirvi quello che ho nel cuore. Ho nel cuore innanzitutto un sentimento di grande stupore, perché non mi aspettavo di essere trasferito dopo poco più di 4 anni dopo l'inizio del mio ministero a Crotone. A tal proposito, qualcuno prima di arrivare qui mi ha chiesto: ma hai chiesto il trasferimento? Hai chiesto l'avvicinamento? Sappiamo che nella Chiesa non ci sono queste cose, perché invece il Santo Padre che mi ha chiesto, lui mi ha manifestato la sua volontà di trasferirmi e io l'ho accettato ben volentieri. Umanamente provo distintamente anche dolore, sì, dolore. Un vescovo non è un robot e non è nemmeno uno con il cuore di ghiaccio. Io ho amato, meglio, io amo questa diocesi. L'amo nella sua bellezza, ma anche nelle sue rughe e nelle sue fragilità, che per molti aspetti in queste ore stanno emergendo ancora di più. Avverto dentro di me un senso grande di trepidazione per la Chiesa di Crotone Santa Severina. Spero di avere in tempi brevi indicazioni sul governo di questa comunità ecclesiale. La trepidazione legata al fatto che il cambio del vescovo avviene in un contesto ecclesiale che si caratterizza per 2 eventi importanti: il compimento del percorso sinodale e l'anno giubilare.
Inoltre la nostra diocesi è in corso d'opera importanti progetti che riguardano la cattedrale, la curia, la struttura di Poggio Cudano e tanti lavori in tante parrocchie della diocesi, lavori che dovranno essere eseguiti con grande attenzione. Ho nel mio cuore anche una gioia profonda, la gioia di vedere che il buon Dio si fida di me e ha posato ancora una volta attraverso la mediazione ecclesiale lo sguardo sulla mia persona per una missione impegnativa ed esaltante. La gioia di andare a servire un contesto ecclesiale, quello di Lecce, che è meraviglioso, in un territorio straordinario, accanto a una persona, l'Arcivescovo di Lecce, che si caratterizza per la sua bella umanità, per la sua rettitudine e per la sua grandissima esperienza pastorale. Ho nel cuore anche tanta fiducia. Sono certo che Dio abbia in mente progetti belli per la chiesa di Crotone, Santa Severina, e che provvederà perché questa bellissima comunità abbia un pastore che sappia guidarla nel suo cammino storico. La fiducia è sostenuta anche dalla certezza che Papa Francesco troverà la persona giusta. Egli nel suo discernimento saprà individuare una guida adeguata per il nostro territorio e per la nostra gente. Dal mio cammino credente mi sono reso conto che Dio, quando toglie qualcosa, dà sempre qualcosa di meglio. Sono certo che chi verrà dopo di me sarà meglio di me. Per questo sono grato a Dio. L'ultimo sentimento che ho nel cuore è la gratitudine. Gratitudine. Perché ho nel cuore la consapevolezza di aver vissuto questi anni, pur con tanti limiti, nella donazione animata dalla carità pastorale. Gratitudine per aver vissuto in mezzo a un popolo accogliente e generoso. Gratitudine per i presbiteri che il Signore mi ha affidato, soprattutto per quelli che mi hanno testimoniato di fare sul serio con Dio e con la gente. Gratitudine per i diaconi, i consacrati, le consacrate, gli sposi, le famiglie, tutto il popolo di Dio che è in Crotone. Affido a Maria, Vergine di Capocolonna, la mia vita. In ogni passaggio della mia vita ho sempre confidato profondamente nell'amore di Dio e nella maternità di Maria. La sento vicina a me, sento che mi accompagnerà in questo passaggio bellissimo e anche doloroso. Grazie.